L'associazione Infoto ha organizzato sabato, in collaborazione con Idea Radio, Le immagini dentro gli occhi, un workshop con il fotografo Michele Brancati e Alessandro Cirillo. 1 o 2 giorni di full immersion con la fotografia di paesaggio, che ha previsto anche un'uscita in barca per una documentazione e un'indagine fotografica dal mare e anche di notte. 1 o 2 giorni di workshop dal titolo abbastanza significativo e emblematico, Le immagini dentro gli occhi. Sì, buongiorno a tutti, sono Michele Brancati. Abbiamo intitolato questo workshop Immagini dentro gli occhi per iniziare un percorso fotografico un po' particolare, nel senso un approccio che non ha riferimenti al mezzo tecnico, ma lavorare un po' con un approccio emozionale, nel senso riuscire a abbandonare qualsiasi riferimento alla cosiddetta macchina fotografica e lavorare più sull'esperienza dei luoghi, perché ritengo importante lavorare sull'immagine attraverso proprio quello che il luogo può darci, può fornirci, e quindi riuscire a farsi un po' coinvolgere tutto quello che c'è all'interno proprio di un luogo. Abbiamo deciso di lavorare sul porto di Brindisi e stiamo facendo ancora tuttora una bella come dire, indagine. Ieri abbiamo fatto una bellissima indagine fotografica del porto da una vista privilegiata con una barca, un'imbarcazione, un'esperienza veramente unica perché abbiamo visto. Per me era la prima volta, ma anche per tanti brindisini, vedere i luoghi da un'altra prospettiva, ma anche nuova, è stata veramente un'esperienza, molto formativa. Ecco, Presidente, guardare con gli occhi senza avere alcuna barriera, no? È una delle frasi emblematiche riportate anche tra l'altro da una vostra nota stampa. E riscoprire il territorio è uno dei grandi obiettivi della vostra associazione. Sì, innanzitutto ci tenevo a ringraziare Michele perché ha voluto dare il suo contributo di professionalità a questa città. È un grande professionista e noi stiamo avendo modo di conoscerlo soprattutto al lavoro, perché poi noi la cosa più bella di questi workshop è capire i professionisti come lavorano e le sensazioni che hanno. Ritornando alla domanda, sì, effettivamente noi abbiamo riscoperto ieri anche molti di noi brindisini, cose che non avevamo mai visto proprio da questo lato della barca, del workshop. Ed è importante effettivamente documentare il territorio proprio anche da altri punti di vista, quindi da punti di vista sconosciuti. E sicuramente questo è un progetto che continuerà, infatti con Michele ci siamo già dati degli obiettivi di medio e lungo termine, affinché poi rendere questo progetto fruibile anche ad altri brindisini, ma o comunque anche fuori dalla città, e quindi fruibile con una mostra, con un libro, con una documentazione, insomma, fotografica, che sarà sempre più approfondita. E Michele lo ringrazio anche perché comunque darà il suo contributo anche in futuro, anche a distanza, e quindi noi continueremo da soli questo lavoro con le direttive che lui ci ha dato, appunto.